One Podcast. La giornata. Cosa c'è da sapere? Mentre la Farnesina richiama l'ambasciatore russo a Roma e chiede chiarezza sulla morte di Alexei Navalny, e lui risponde: è una questione interna. Mentre la madre del dissidente presenta una denuncia per riavere il corpo del figlio e la polizia russa invia cartoline per arruolare nell'esercito chi manifestava in piazza dopo la morte del nemico di Putin. Qui da noi il ministro della giustizia Nordio dice no all'introduzione del reato di omicidio sul lavoro. Vedi per esempio alla voce S. Lunga. Il CDM afferma di voler combattere quello in nero e gli appalti facili. Si apre un'inchiesta sul ponte sullo stretto e i leader del centrodestra fanno finta di essere una cosa sola in Sardegna, chiudendo la campagna elettorale per il voto di domenica. È giovedì 22 febbraio. Io sono Laura Pertici e questa è la giornata di Repubblica. I tre leader del centrodestra si ritrovano sul palco di Cagliari. Giorgia Meloni e Matteo Salvini viaggiano insieme in aereo, ignorandosi. Si parlano poi 5 minuti dietro le quinte. Antonio Tajani invece si fa trovare già lì, ma appena davanti alla folla riunita nel comizio di Paolo Truzzu, il sindaco che si candida a presidente di regione contro la vice 5 Stelle Alessandra Todde, sostenuta anche dal PD. Ecco che la maggioranza si ricompatta miracolosamente. Meloni è galvanizzata, come sempre le capita nei comizi. Gli altri fanno gli esperimenti, il campo largo. Ma che è? Però quello che noi stiamo dimostrando è che se lavori con dedizione, se lavori senza condizionamenti, se lavori con coraggio, se lavori senza risparmiarti, i risultati possono arrivare. Scompare così la distanza siderale su Navalny. Bisogna vedere chi è stato e come l'assunto del capo della Lega. Responsabilità chiara di Putin per i meloniani ed i forzisti. Non si fa accenno nemmeno al super divisivo tema del terzo mandato per gli amministratori locali, che invece su Repubblica Roberto Calderoli, intervistato da Giovanna Casadio, dice: se non fanno passare il nostro emendamento al Senato, cioè leghista, allora pretendiamo che anche i parlamentari si fermino al secondo mandato. Ma tant'è, basta che chi vota non se ne accorga. Solo in Italia, mi permetta, si riesce a fare battaglia politica su un ponte, su un'autostrada, su una galleria, sulla TAV. Io sto lavorando al ponte di San Benedetto Po a Mantova, al ponte Manzoni a Lecco, al ponte Diana in Sardegna. Il ponte sullo stretto serve a unire milioni di siciliani, serve a inquinare di meno, a viaggiare più in fretta. Mi hanno denunciato. Io ho visto che il PD ha fatto una denuncia alla Procura della Repubblica perché vogliamo fare il ponte. Il ponte è un diritto di milioni di italiani di viaggiare più velocemente, più sicuri e di inquinare di meno. Così ragiona Matteo Salvini nella veste qui di ministro delle infrastrutture. Intanto un fascicolo di indagine senza ipotesi di reato e indagati è stato aperto dalla Procura di Roma dopo un esposto presentato dai leader di Verdi, Sinistra e PD, Bonelli, Fratoianni e Schlein, proprio in relazione al progetto sul ponte dello stretto. In particolare l'esposto chiede di indagare sull'iter che ha portato a rimettere in piedi la società Stretto di Messina e a far rivivere i contratti della vecchia gara avviata nel 2008 dal governo Berlusconi e vinta dal consorzio Eurolink. Per i parlamentari il rifiuto di consegnare documenti espressamente previsti dal decreto e quindi non riservati impedisce di esercitare un diritto e un'azione di controllo e di verifica. Parliamo di un impegno dello Stato di quasi 15 miliardi di euro. Sentiamo Fratoianni. Il ministro Salvini reagisce con troppo nervosismo. Noi abbiamo soltanto chiesto una cosa sacrosanta, che ci sia piena trasparenza su una grande, enorme, gigantesca opera come il ponte sullo stretto. Noi la riteniamo perfettamente inutile, un enorme spreco di risorse, ma pretendiamo che chi la vuole fare garantisca piena trasparenza. Un uomo che ha combattuto per un anelito di libertà e che oggi diventa il simbolo della presenza anche nella Russia di una possibilità di riscatto. L'Italia che si è, lo dimostra anche la vicinanza con i ragazzi che stiamo ospitando, schierata senza se e senza ma dalla parte dell'Ucraina contro l'invasione russa, non può che inchinare le proprie bandiere
di fronte ad Alexei Navalny. Questo accade in Senato. A parlare ovviamente il presidente Ignazio La Russa, Fratelli d'Italia. Non sono parole pronunciate a caso né di poco peso, soprattutto mentre la Lega di Salvini è nel mirino e le opposizioni chiedono, Carlo Calenda in testa, con Azione, se un vice premier come il capo del Carroccio possa rimanere al suo posto a maneggiare dossier riservati mentre ancora non ha chiarito in che rapporti sia con il Cremlino e con il partito di Vladimir Putin, Russia Unita. Intanto accadono varie cose, alcune destinate ad alzare polveroni piuttosto che a fare chiarezza. La madre di Alexei Navalny, Lyudmila, decide di tentare tutto quello che può per riavere indietro il corpo di suo figlio. Una corte dell'estremo nord russo accetta di esaminare una sua denuncia presentata formalmente dal team di Navalny per la mancata consegna della salma. L'udienza però è fissata a porte chiuse a Salekhard, città dove si ritiene si trovi il corpo, al 4 marzo. Già oltre dunque il periodo di 14 giorni che gli investigatori russi avevano annunciato per condurre non meglio precisati esami chimici prima di restituire le spoglie alla famiglia. Nel frattempo il Times lancia un'ipotesi tutta da provare. Navalny è stato ucciso con un pugno al cuore dopo essere stato esposto per ore al freddo polare ed essere quindi stato portato al congelamento. È una tecnica usata dalle forze speciali dell'ex KGB, scrive il quotidiano londinese citando Vladimir Osechkin, fondatore del gruppo per i diritti umani Gulagu.net. Sapremo mai la verità sulla morte del primo oppositore di Vladimir Putin? Probabilmente no. La polizia di San Pietroburgo ha iniziato intanto a inviare cartoline di arruolamento militare ai russi che sono stati fermati e poi rilasciati nell'ambito delle manifestazioni in memoria di Alexei Navalny. Il canale Telegram ID Telesom è stato il primo a segnalarlo, rilanciato dal sito indipendente Medusa. La polizia ha notificato mandati di comparizione ad almeno 7 uomini. La giornata, cosa c'è da sapere, è un podcast di Laura Pertici, una produzione, One Podcast.